Innanzitutto ritengo sia importantissima la curiosità. Può sembrare banale un'affermazione di questo genere, ma in realtà davvero la curiosità credo sia la virtù principale. È necessario essere aperti, curiosi, guardarsi attorno, viaggiare, leggere, informarsi, innovare tantissimo. Tutto questo è veramente molto molto importante, deve essere una passione innata proprio. In secondo luogo ritengo che bisogna saper fare personalmente un passo indietro, non avere manie di protagonismo, lavorare per essere davvero un kingmaker o una queenmaker, per cui è importante far crescere l'azienda, far crescere la reputazione, la visibilità delle persone per cui lavori, di quelli che sono i tuoi clienti interni, esterni, dipende se lavori in un'agenzia o se lavori all'interno di un'azienda. E in terzo luogo la caratteristica fondamentale che deve avere un relatore pubblico è quella di saper entrare in sintonia con la realtà per la quale lavora, con le persone per le quali lavora, prima di esprimersi, prima di decidere che strategie, che attività, eccetera, eccetera, sapere veramente conoscere fino in fondo e capire veramente il mercato per il quale sta lavorando, la situazione per la quale sta lavorando. Questo è veramente molto molto importante.